Elena Valentini, ci siamo, è l'ora della verità. Sì, è l'ora della verità, vedremo come andrà questa gara, io darò tutto come sempre e poi spero di portare a casa questa bellissima maglia rosa. Alice Maria, ci siamo, adesso ti giochi veramente tutto. Sì, oggi mi giocherò tutto, proverò fino all'ultimo a riprendermi la maglia, anche se comunque sarà difficile perché la mia compagna ha diversi punti di vantaggio da me. Francesca Caos, che tipo di percorso è quello di oggi? Beh, questo è un percorso molto tecnico a differenza degli altri anni e non mi assedice molto, però è una tappa del Giro d'Italia, ce la metterò tutta per fare del mio meglio. Moreno Pellizzon, ci siamo, difendi questa maglia fino all'ultimo metro, è stato comunque un bellissimo Giro d'Italia ciclocross. Sì, è stato un bellissimo Giro d'Italia, i percorsi comunque abbiamo iniziato presto con il caldo, è iniziato subito con una vittoria, ne ho ottenute delle altre poi, le prime quattro tappe. Poi vabbè, c'è stata la prima sfortuna dove ho rotto la ruota e non ho preso punti e quindi adesso diciamo che è ancora aperta e quindi ce la metterà tutta fino alla fine. Si schierano in griglia i ciclisti della categoria juniores, donne open e donne juniores. Con la nostra telecamera andiamo a vedere la griglia delle donne open. Abbiamo visto Francesca Cautz della Fassa Bortolo Top Girl, la elite della Top Girl. Le maglie rosa sono sulle spalle di Moreno Pellizzon della Cadrezzate Verzoliride, 139 punti in classifica, seguito da Giorgio Rossi con 133 punti e Stefano Sala della Sell Italia Guerciotti che di punti ne ha 112. Rossi non è presente alla manifestazione e dunque Stefano Sala l'unico ciclista in grado di impensierire la maglia rosa. Al via della categoria juniores, partenza velocissima per Giulio Franzolini della Work Service Brenda, Federico Mandelli della MTB Increa Brugherio e Moreno Pellizzon della Cadrezzate verso Liride. Ancora le immagini sul lungo serpentone multicolore che vada a affrontare le prime curve. La partenza delle ragazze si porta subito al comando Elena Valentini della Sell Italia Guerciotti Elite, seguita da Alessia Bulleri della Forestale e dalla maglia bianca Alice Maria Arzuffi, sua compagna di squadra. La maglia rosa delle donne sulle spalle di Elena Valentini, Sell Italia Guerciotti con 160 punti, seguita da Alice Maria Arzuffi, sua compagna di squadra 149. La maglia rosa delle donne juniores è Chiara Teocchi della TX Steve Bianchi, che ha già matematicamente vinto la classifica generale, anche se non è presente a questa prova. Andiamo alla gara maschile, si porta al comando Moreno Pellizzon, seguito da Giulio Franzolini della Work Service Brenda, Mandelli dell'MTB Increa Brugherio e Sala della Sell Italia Guerciotti, insieme a Todaro, Manuele Todaro, che aveva trionfato nella precedente tappa di Vedelago. Si forma un terzetto al comando composto da Moreno Pellizzon, Cadrezzate verso Liride, Franzolin Work Service e Federico Mandelli della MTB Increa Brugherio. Seguono con 6 secondi di ritardo Sala e Todaro. Da ricordare le 7 prove di questo Giro d'Italia ciclocross: l'apertura all'Isola d'Elba, Porto Ferraio, poi Petrignano di Assisi in terra umbra, Brugherio, Silvelli di Trebaseleghe, Rossano Veneto, Vedelago e Paterno di Potenza, sponsor di questo evento in 7 tappe organizzato e voluto dalla SD Romano Scotti, la Sell Italia e Nortuev, due aziende molto vicine alle formazioni, ai ciclisti che svolgono questo tipo di attività. Da sottolineare la presenza come sempre di Fausto Scotti, il commissario tecnico della nazionale di attività, commissario tecnico che è stato impegnato in queste settimane anche nelle varie prove di Coppa del Mondo, al suo fianco anche i diversi collaboratori che gli stanno dando una mano a gestire questo ambiente. Attenzione, perché la maglia bianca di Alice Merdier Zuffi, Sell Italia Guerciotti, sorpassa la maglia rosa Elena Valentini, la sua compagna di squadra, dunque passa al comando Alice Maria Arzuffi, seguita
a ruota da Elena Valentini. Elena Valentini che ormai un discreto vantaggio in classifica generale, dunque anche in caso di successo di della Arzuffi dovrebbe non tagliare il traguardo per non aggiudicarsi la maglia rosa finale. Continua nella sua azione la Arzuffi, tenta di conquistare vantaggio dalla maglia rosa Elena Valentini. La Arzuffi comunque sta guadagnando qualcosa sulla sua compagna di squadra, che comunque cerca di resistere alle spalle della battistrada. Dicevamo, un secondo posto gli permetterebbe comunque di conquistare la rosa definitiva di questo Giro d'Italia di ciclocross. Ancora immagini su Alice Maria Arzuffi, in questo momento il forcing della ciclista della Selle Italia Guerciotti, che sta guidando la prova femminile. Alle sue spalle ancora inquadrata la portacolori della Selle Italia Guerciotti, che veste la maglia rosa Elena Valentini. Le due cicliste sono state protagoniste assolute della prova al femminile, in più occasioni hanno vestito la maglia rosa l'una e la maglia bianca l'altra, ma sono state comunque tra le protagoniste assolute. Siamo sulla testa della corsa femminile per quanto riguarda la categoria juniores. In testa troviamo Chiara Galimberti della Cadrezzato Everso Liride, che viene superata da Elena Torcianti della Superbike Team. Elena Torcianti, Superbike Team, saldamente al comando di questa gara. Resiste alla sua ruota soltanto Chiara Galimberti della Cadrezzate Verso Liride, mentre vediamo impegnata nella sua gara Elena Torcianti, un fisico da ciclista con le lunghe leve che gli permettono di forzare sui pedali, dunque di conquistare metri di vantaggio con un'azione di forza. La situazione cambia in testa alla corsa maschile. Al passaggio sotto il traguardo troviamo al comando Pellizzon della Cadrezzate Verso Liride, seguito da Franzolin, Work Service e Sala della Selle Italia Guerciotti, qualche secondo di ritardo per Mandelli e Todaro. Ancora immagini sul drappello degli juniores che va ad affrontare l'ostacolo naturale, la breve discesa, con Moreno Pellizzon lanciato al comando. Passaggio sotto il traguardo anche per Alice Maria Arzuffi della Selle Italia Guerciotti Elite. Elena Valentini ha un ritardo di 13 secondi. Francesca Cautz, che si sta avvicinando anche lei al traguardo, in precedenza aveva un ritardo di 23 secondi, mentre per Alessia Bulleri il ritardo è ormai di 28 secondi. Dicevamo della maglia rosa, che è in seconda posizione con 13 secondi di ritardo, per lei un piazzamento che vale la rosa finale. Per i maschi ormai siamo alle battute finali, si forma una testa al comando, una coppia al comando costituita da Moreno Pellizzon e Stefano Sala, il primo della Cadrezzate Verso Liride, il secondo della Selle Italia Guerciotti. Sala è l'unico ciclista in grado di impensierire la maglia rosa di questo giro. Seguono Franzolin, Mandelli e Todaro. Ancora sulla coppia al comando con il battistrada, la maglia rosa, Moreno Pellizzon, alle sue spalle Stefano Sala, che lo segue al terzo posto in classifica generale. Ancora i due protagonisti di questa settima ed ultima tappa del Giro d'Italia ciclocross, sarà poi maglia rosa e iscrizione nell'albo d'oro per il dominatore di questa prova. Per quel che riguarda la corsa femminile, Alice Maria Arzuffi al comando, in seconda posizione si è portata Francesca Cautz della Top Girl Fassa Bortolo, la ciclista elite, seguita da Elena Valentini della Selle Italia Guerciotti.
Francesca Cauz, che svolge attività su strada tra le elite con i colori della Top Girl Fassa Bortolo, partecipa per la prima volta al Giro d'Italia ciclocross. Elena Valentini, la maglia rosa, in terza posizione, è stata superata dalla Cauz, ma è comunque sul podio e vince comunque il giro. Andiamo con le battute finali per Moreno Pellizzon della Cadrezzate verso l'Iride, braccia al cielo, che va così a vincere davanti a Stefano Sala. Arriva in terza posizione Manuel Todaro della Sella Italia Guerciotti, che va così a conquistare il bronzo. Vicino a lui Elena Torcianti, che è la prima ciclista delle donne junior che effettuano un giro in meno del percorso, e dunque la Torcianti si aggiudica la prova. Ancora ultimi metri per Alice Maria Erzuffi della Sella Italia Guerciotti Elite, la maglia bianca della classifica femminile Open, che va così a conquistare il successo nella settima tappa del Giro d'Italia ciclocross. Alle sue spalle troviamo Francesca Cauz della Top Girl Fassa Bortolo, secondo posto per lei, la maglia rosa di Elena Valentini, che grazie a questo terzo posto e nonostante il successo di Alice Maria Erzuffi veste così la rosa definitiva e scrive il suo nome nell'albo d'oro del Giro d'Italia ciclocross. Moreno Pellizzon, un lungo duello con Stefano Sala, alla fine è arrivata questa bella vittoria e conquisti definitivamente la maglia rosa. Sì, è stato un lunghissimo duello, anche perché fin dall'inizio siamo rimasti subito un bel gruppo, dato che la gara era molto tecnica e non si riusciva a allungare. Poi ho provato a forzare un pochino, ho visto che comunque pian piano il gruppo si scremava, fino a quando siamo rimasti io e Stefano. E poi ho visto che non mollava, non riusciva a dare il cambio, quindi ho pensato fosse un po' stanco. Al penultimo giro ho provato a rallentare un pochino, a riposare. All'ultimo giro invece ho allungato, ho visto che si è staccato e così è tenuto duro fino alla fine. Alice Maria Erzuffi, una bellissima vittoria, purtroppo non è bastata per la conquista della maglia rosa, ma insomma una bella soddisfazione. Vabbè, sì, sono contenta di aver vinto oggi qua a Paterno. Diciamo che la mia condizione penso che sia cresciuta dopo le ultime due gare all'estero. Spero di continuare così e riuscire a migliorarmi ancora un tantino per i prossimi appuntamenti, che alla fine sono i più importanti della stagione. La maglia rosa purtroppo non sono riuscita a recuperarla, però va bene così, dai. Elena, una gara tutta all'attacco, una splendida vittoria. Sì, diciamo che sono partita bene oggi, al contrario di molte altre corse, sono riuscita a tenere la ruota della mia avversaria e ho studiato la mia avversaria, ho visto dove potevo guadagnare, l'ho attaccata, ho preso qualche metro, poi sfortunatamente lei ha bucato e io ho continuato la corsa da sola.